e andiamo a svegliare Giorgia e vedere che cosa ha combinato il suo elfo birichino. Oh, oh, ti ha colorato la faccia, Giorgia. No. Giorgia, quello è il mio computer. Giorgia, questo qui, che cosa ha scritto? Avevo voglia di Nutella. Ciao a tutti ragazzi, oggi vi facciamo vedere una cosa che Giorgia ha voluto per forza comprare. È una cosa che abbiamo visto su internet, su YouTube, su TikTok, sugli altri social. In poche parole ve lo spiego subito. È da qualche anno che gira anche in Europa un elfo un po' birichino. Non so se ce l'avete presente, quello rosso con il colletto bianco, il cappellino a punta. Insomma è quell'elfo che combina ogni notte ma anche durante la giornata tanti ma tanti tanti scherzi. Giorgia, che dici? Glielo facciamo vedere ai nostri amici da casa l'elfo che hai comprato? Sì. Sei convinta comunque di tenerlo in casa questo elfo? Sì. Ma l'hai visto su YouTube, su TikTok e su altri social quanti dispetti che combina? Sì, l'ho visti. E quindi sei sicura che lo vuoi tenere a casa nostra? Sono sicurissima. E allora dai, facciamo vedere ai nostri amici l'elfo che hai comprato. Eccolo qua, no, già si vede dalla faccia quanto è dispettoso. Ok. Sì, e visto che è una femmina. Ah, è una femmina? Non lo so, femmina o maschio. Vabbè, tu hai detto che è una femmina, va bene. Sì. Ok, quindi è una femmina e il suo nome è? Life. Ok, perfetto. E niente, ora non ci resta che lasciarlo da qualche parte e vedere se veramente questo elfo prende vita quando noi non ci siamo, quando siamo via. E vedere se veramente fa questi dispetti. Perché è vero. Su in televisione non ho visto che ne combina di tutti i colori, Giorgia. E comunque l'ho voluto comprare perché io non ci credo che lui fa tutti questi scherzi. Ok. Essendo quindi che Giorgia non crede che il pupazzo, l'elfo, faccia questi scherzi, e neanche io in effetti, ogni volta che torneremo a casa o che ci svegliamo o qualsiasi altra cosa, con la telecamera riprenderemo tutti gli scherzi di questo elfo. Quindi voi da casa, ragazzi, continuate a seguirci e lasciate tanti tanti like, e soprattutto scrivete nei commenti se anche voi a casa avete questo elfo e che nome gli avete dato. Però Giorgia, se non sbaglio, la cosa principale che devi fare è che gli devi costruire la porticina, una porta piccola, più o meno delle sue dimensioni, perché quando lui non ha voglia di stare con noi, se non sbaglio, lui apre quella porticina e entra nel mondo degli elfi, che ovviamente noi non vediamo. È vero. Ok, quindi andiamo a costruire questa porta e poi vediamo dove posizionarla. Ok. Ecco ragazzi, la Giorgia sta per finire di completare, disegnare la porticella, la porta dell'elfo, e vi faccio vedere come sta procedendo il lavoro. Intanto l'ho fatta sulla... Ma scusami, ma questo è il cartoncino dei cereali? Sì, vabbè. Ok. L'ho fatto così, poi qui ci volevo scrivere Life perché è il suo nome. Ok. E qui sotto Elfo. Bello, e questo che sarebbe questo bottone? È la porta. Ah, la maniglia. Il bottone. La maniglia per aprire la porta. Perfetto. Poi dopo va ritagliato con le forbici e posizionato in un punto della casa dove preferisci tu. Magari più vicino alla tua camera, così fai disastri lì, no, non è la mia. Dai. Ok. Ci sei, Giorgia? Aspetta. Facci vedere il lavoro finito. Aspetta. 3, 2, 1. La porticella, dove l'attacchiamo adesso, Giorgia? Ok, la vorrei mettere. Se posso dare un suggerimento, Giorgia, io l'attaccherei su. Io prima di tutto, quando l'avevamo comprato, avevo pensato di metterlo qui. No, se lo vuoi mettere lì, lo va bene anche lì, Giorgia. Che vuoi fare? Lo voglio mettere lì. Qui? Perfetto. Ok, Life, allora questa qui è la tua porticina, te la metto qui. Così te, quando vuoi, quando non sai che scherzo fare, entri nella porta e vai nel tuo mondo magico degli elfi. Ora ragazzi, vorrei provare a fare un esperimento, lo vorrei lasciare qui accanto, tra poco ripasso e voglio vedere se è scomparso oppure se è andato a fare qualche scherzo. Andiamo, ti devi fare i capelli? Sì mamma, arrivo!
sarà entrato nel mondo degli elfi, di sicuro. L'avevo lasciato lì. Oh, vabbè, comunque vado a farmi i capelli, se no la mamma si arrabbia. Giorgia? Eh? Che dici? Vuoi andare a controllare? Sì, andiamo. Andiamo? Anche se ho paura. E di che, Giorgia? Di lei! Non mica ti salta in testa e ti strappi i capelli, eh? Allora, tu la stamattina dove l'avevi lasciata, Giorgia? Qui, ma non c'è! Oh oh! Allora, ragazzi, questa mattina era qui, dentro il bicchiere, ma adesso non c'è! Dove si va a cercarlo? In camera mia! Andiamo, vediamo se è in camera. Qui non c'è. Che è successo? No! Che cosa c'è, Giorgia? No! Giorgia, ma che cosa ha combinato? Ho legato tutti i miei pupazzi a... Ui! Guardate, c'è Bufalino, poverino! Mi ha attaccato dalla schiena. No! E lui è qui, guarda dov'è lui, è qui. Ha scritto anche qualcosa, Giorgia. Nessuno voleva giocare con me, saranno arrabbiati. Ragazzi, noi siamo tornati, che siamo usciti e siamo curiosi di vedere se il nostro effetto ha fatto qualche dispetto. Non è dove l'ho lasciato. Accendiamo le luci. Allora, no, innanzitutto diciamo dove l'avevi lasciato. L'avevo lasciato qui accanto a questo. E però Life, come l'hai chiamato? Life? Sì, Life. Non c'è. No! No, 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 no! Babbo! Giorgia, quello è il mio computer! Giorgia, questo qui, che cosa ha scritto? Avevo voglia di Nutella! No, ma si è sporcato anche la bocca. Giorgia, te lo sai che quello è il mio computer? Sì. Guardate, è tutto sporco il mio computer. No, tu Giorgia ridi, ma non è divertente, non è divertente. Ragazzi, anche voi da casa non ridete, non è divertente, perché quel computer lì, io ci lavoro, ci monto tutti i video e invece ora è tutto sporco di Nutella. Giorgia, dai, per piacere però. Ora. Giorgia, ora, lui io lo butto fuori, te lo sto dicendo. Papà. Non si può continuare mica così. Ma guarda il computer, è tutto sporco. Ma guarda, anche lo schermo, sì, e tu ridi, Giorgia, non è divertente. Ora incominci a arrabbiarmi, Come fa a ridere? Ah, fa ridere perché il computer non è tuo. Sì. Non va bene. Guarda, spero che te la faccio sul letto. Come a me mi ha spaccato. Guarda il computer con me, come ridotto il computer. Spostiamo questa cosa da qui, guarda. Io come faccio a lavare a cena adesso? Tu ridi, a me non mi fa ridere. Basta, mi sono stufato. Ragazzi, io non lo sopporto più. Vorrei sapere tanto se anche voi ne avete uno a casa e che tipo di scherzi vi sta organizzando. Che poi non capisco, l'elfo è di Giorgia. Perché si è messa a mangiare la Nutella sul mio computer? Io ti avevo avvisato che prima o poi ti faceva qualcosa al computer. Ma non è divertente, Giorgia? Per te non è divertente, ma per me sì. Ragazzi, se secondo voi è stato divertente, lasciate tantissimi like e continuate a seguirci per vedere quanti altri scherzi farà questo elfo. Sì, ma spero che li faccia a te, non a me. La Giorgetta si è fatta il bagno perché è ora di andare a letto, perché domani c'è l'ultimo giorno di scuola. Sì! E poi vacanze natalizie. Nel frattempo ha già posizionato l'elfo qui, accanto a un altro elfo, accanto a un altro elfo della neve. E quindi speriamo che domani non faccia niente. Ok, non voglio che mi smonta tutto l'allestimento di Natale, che deve arrivare. Speriamo che ti smonta il computer. No, basta, il computer non si tocca più. Cinzia, il computer mettilo nascosto da che parte? Tanto si sente, c'ha le orecchie più grosse delle tue. Sì, è vero, c'ha le orecchie da elfo, quindi. E poi sono. È un elfo, trova subito le cose, no? Sì, ma perché la devi fare, dai, ce lo scherzo a me? Lo devi fare a te, non a me, ok? Quindi. Allora, prima l'ha fatta a tutte e due. A me perché mi ha mangiato mezzo barattolo di Nutella? A te perché ti ha sporcato il computer. E allora facciamo così, diamo la buonanotte all'elfo. Buonanotte. E te vai a letto, ci vediamo domani. Ragazzi, sono le 7 della mattina, Giorgia dovrebbe andare a scuola. Ho aperto la porta della sua camera e non vi dico che cosa c'è.
casino. Giorgia, c'è un problema. Oh, ce l'hai fatta. Guarda, lui è qui, Lui è qui, beccato. Guarda dov'è. Dove l'avevi lasciato ieri sera? Giù. Giù l'avevi lasciato. E invece guarda dov'è. Che cosa ha scritto? Ho fatto una bella festa, ma tu dormivi. Cioè lui questa notte si stava divertendo. Guarda che ha combinato. Secondo me ha fatto tipo gli scivoli. Che ha fatto? Non lo so. Cioè, è incredibile. L'ho già... Secondo me la mamma non lo sa e se lo saprà sarà veramente arrabbiata perché bisogna ora pulire. Guarda qui, guarda, facciamo vedere che prima era tutto buio perché Giorgia stava dormendo. Questo è lui, guardate che brutto. E questa è la camera. Mamma. Mamma, ti dobbiamo dare una bella notizia. L'elfo ha sparso tutta la carta igienica per camera mia. Quando mi sono svegliata ho trovato tutta la carta igienica messa tipo a festoni, poi aveva strappato altre carte igieniche, le aveva tutte sparse per terra come se fossero coriandoli e poi ha scritto il biglietto: ho fatto una festa ma tu dormi. Non ci credo, non ci voglio credere. E ora chi pulisce? Ragazzi, sto accompagnando Giorgia alla fermata del pulmino. Il suo elfetto l'abbiamo lasciato sempre lì sul mobile con sì, tutta la camera. Disordinata, però la mamma sta pulendo. E si spera che quando torni dalla scuola sia tutto ordinato e soprattutto che non combini altri. Vai. E va bene, Giorgia, dai. Allora buona scuola. Ma quanta roba! Ciao. 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 Oh, ma questi sono tutti i regalini che hai fatto per Natale per noi? Sì. Allora, io Giorgia ho sistemato tutto il macello di carta igienica che c'era in camera e il tuo amico Life l'ho lasciato seduto sulla tua scrivania. No, mi mangio tutti i cioccolatini. Ah, mannaggia, speriamo di no. Speriamo di no. No! No! Che cosa è successo? Ha messo tutti gli altri. Ma che ci fanno questi qua? Tutti caduti? No, ma guarda... Giorgia, dai, Cinzia, mi accende la luce per piacere. Giorgia, che cosa ha combinato il tuo elfo? Ha legato un filo e ha legato pure questo. E poi? E poi si è messo qui a questo rotolo e ha scritto: tu vai a scuola e mi lasci solo. Mi sono divertito un po'. Yeah! Spero non ti dispiace. Da già, dai. Io penso che anche loro abbiano provato a fare qualcosa, ma mi sa che sono cascati. Questo qua poverino sta chiudendo gli occhi, mi c'ha paura. A questo punto però sono curioso di vedere se questa funivia, zipline, come la vogliamo chiamare, giostra degli elfi, funziona. Che dici, Giorgia? Sì, lo voglio subito vedere. Intanto però stacchiamo questo. Giorgia, su, vediamo se funziona. Portiamolo su. Va bene, da lì. Sì. Vediamo. Ma funziona! Funziona! Vorrei essere io al posto suo a fare questa cosa. Ok, Giorgia, ora però c'è da sistemare di nuovo tutti gli elfi, smontare tutto questo filo perché per andare su uno magari si strozza. Ok, soprattutto io che sono molto più alto, quindi bisogna sistemare di nuovo. Lo puoi mettere per favore da qualche parte dove non può fare guai? Per favore? No! No! Voi ragazzi da casa continuate a seguirci e lasciate veramente tanti 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 pollicioni e vediamo cosa succederà ancora, perché se non sbaglio ancora manca un giorno alla scadenza degli scherzi di questo elfo, quindi non vedo l'ora che finisca questo giorno, almeno possiamo dormire più tranquilli. Per me invece continuerà anche fino a Capodanno. No, spero di no. Spero di no perché se no prendo le forbici e lo taglio a pezzettini. Ma poverino, guarda che ti sente. Ragazzi, ci stiamo preparando perché dobbiamo uscire. Stasera andremo al cinema. E ora chiederemo a Giorgia dove ha nascosto o comunque dove ha posizionato l'elfo cattivo, dispettoso. Giorgia, hai già sistemato l'elfo? Sì, e l'ho sistemato lì sopra.
Ah, nella carta igienica, perfetto, così se gli scappa di fare la pipì o la cacca ce l'ha già pronta. Ecco. Ma ora uscendo chiudiamo la porta a chiave o la lasciamo aperta? La lasciamo aperta. Di questo te ne sei sicura? Sì. Vabbè, allora andiamo al cinema e dopo quando torniamo, che torneremo sicuramente tardi, vediamo se l'elfo che è lì, vediamo cosa combinerà e se farà qualcosa, che magari non è detto, magari non fa niente. È vero. Vabbè, andiamo al cinema, dai. Speriamo che faccia qualche scherzo. No, speriamo di no, ogni volta ci tocca per pulire. Abbiamo pulito no, il computer. No, tocca pulire la mamma. No, anche a me, anche a me. Ragazzi, abbiamo terminato di vedere il film. Abbiamo visto, che cosa abbiamo visto, Giorgia? Aquaman 2, che agli ultimi 3 minuti, Giorgia, si è addormentata. Vabbè, vabbè, gli ultimi 3 minuti. Non è che ti sei perso, se ti sei perso solamente il finale. Non è che, ora si va a casa per vedere se l'elfo ha combinato qualcosa. Te che dici? Sì, ha combinato qualcosa. Andiamo a vedere, vai. Io però spero che non devo pulire niente, Ragazzi, siamo tornati e andiamo a controllare che cosa ha fatto l'elfo. Allora, dov'è? Ci siamo. Che c'è, Giorgia? Hai trovato qualcosa? Che è successo? Ma dai, Giorgia! Che cosa ha scritto? Sentivo la mancanza della neve. Ma dai, ha fatto l'angelo! Ma da qua, hai insudiciato tutto. Cinzia, io mi sto stufando, Io lo butto nella spazzatura, Dai, Giorgia, guarda. Ora, chi lo prende? È tutto sudicio. Giorgia! Ma dai! Ma lo lasci qui, lo lasci così? Guarda, anche l'impronta del sederino c'è. Guarda, togliela, Giorgia! Guarda! Guarda la forma che è rimasta, Giorgia! La forma di una faccia. Guarda, è tutto sudicio. C'ha pure lo zucchero nelle chiappe, guarda. Ora la mamma lo pulisce e te lo metti in camera, va bene? No. E dove lo mettiamo? Nella spazzatura? Sono d'accordo. Ragazzi, la mamma Cinzia l'ha pulito e l'ha posizionato allo schiaccianoci, sperando che questa notte, non si sposti da qui. Quindi vedete anche voi, ragazzi, sono le 11:30 e l'elfo sta qui sopra al soldatino schiaccianoci. Ragazzi, oggi è la vigilia di Natale e Giorgia ancora sta dormendo, io ancora sono in pigiama come vedete, e andiamo a svegliare Giorgia e vedere che cosa ha combinato il suo elfo birichino. Avevo voglia di fare un disegno ma non ho trovato solo questo foglio e non mi bastava per il biglietto e per i disegni live. Ragazzi, qui c'è un guaio, ha fatto sicuramente un guaio con quei pennarelli. No, ragazzi, guardate, c'ho una X in testa. Giorgia, ma life. No, ti ha colorato la faccia, Giorgia. Vero? Sì, c'hai tutta la faccia colorata. Allora ti spiego, guarda, c'hai tipo delle onde qui sulle guance. Poi ti ho fatto dei baffi. Una X qui nel mento e una X nella fronte. No. Te l'avevo detto che prima o poi ti colorava la faccia, Life, questa volta ti sei comportata veramente male. Guarda qua, tutta la faccia colorata. Sei contenta che ti ha colorato la faccia? No, ma non sono l'unica. Come non sei l'unica? Perché non sei l'unica? Ti ho colorato anche a te la faccia. Ma che dici? Io non mi sento nulla, vediamo. Giorgia, ma guarda qui. Ma dai, ma perché ha colorato anche me? Non lo so. Guardate. Vediamo. Guardate. No. A questo punto io direi che possiamo concludere il video, anche perché la leggenda dice che oggi era l'ultimo giorno dove l'elfo birichino, facciamolo vedere, faceva gli scherzi. E a questo punto, Giorgia, non so che dire. Voi nei commenti, ragazzi, scrivete qual è stato lo scherzo più divertente per voi, perché per Giorgia non sono state così tanto divertenti. E a questo punto, ragazzi, vi salutiamo. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti
like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale. Ma soprattutto devono andare ad ascoltare la nostra nuova canzone, la festa dei bambini. E io, Giorgia e mamma, che è dietro la telecamera che ci sta riprendendo con queste facce disegnate, vi salutiamo con un grande wow! Giorgia, ora come lo togliamo questo trucco? Comunque, aspetta una cosa. La if ti sbatto fuori. Buon Natale a te che canti, è la festa dei bambini. Buon Natale in compagnia, il più bello che ci sia. Buon Natale insieme a noi, che pensiamo sempre a voi. Tutto bene, la Giorgina ha un presentimento strano. Hai ragione, la vicina è scappata via lontano.